Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi con 4 anni di ritardo. Oggi, per chiudere la settimana e cavalcare l'ondata di hype che si è generata intorno a Metroid Dread, vorrei proporvi un breve approfondimento su Samus Returns e la sua Collector's Edition. Non solo andremo a fare l'unboxing di una delle collector più belle degli ultimi anni, nella speranza poi che quella di Dread diventi facilmente acquistabile, ma andremo a vedere anche come Returns e Dread sono fortemente connessi tra di loro. Curiosi? Impazienti? Con calma, andiamo con calma. Prima di tutto vi ricordo, come al solito, di supportare il mio lavoro con un piccolo gesto. Lasciate un like, iscrivetevi attivando la campanella delle notifiche e seguitemi su tutti gli altri social, in particolare Instagram. E fatevi un giro sul canale Telegram delle offerte Poracce perché in questi giorni stanno spuntando delle segnalazioni molto interessanti. Poi c'è anche Ko-fi con i caffè virtuali e i memini in HD. Il 2021 è senza ombra di dubbio l'anno di Metroid e del suo riscatto morale. Dread è stato il protagonista indiscusso delle E3 2021 e per molti il suo reveal durante il Direct ha offuscato il nuovo trailer di Breath of the Wild 2. Bene, tenete da conto che è il seguito di un gioco del 2017 che non si è filato nessuno. Mamma mia, in 4 anni come sono cambiate le cose! Oggi Nintendo si è presa il rischio di far occupare uno dei momenti più importanti del suo Direct da Metroid, una serie nei cui confronti si è sempre dimostrata poco fiduciosa. Pensate che nel 2017, durante un E3 dominato dall'hype nei confronti di Switch e dell'annuncio di Metroid Prime 4, Nintendo scelse volontariamente di svelare e far arrivare Samus Returns a meno persone possibili, piuttosto che presentarlo durante il Direct, magari subito dopo l'infame logo teaser di Prime 4. La grande N decise di rendere pubblica l'esistenza di un nuovo Metroid in 2D durante il Treehouse successivo alla trasmissione, un segmento seguito da molti meno utenti. Come se non bastasse, il progetto era stato sviluppato per 3DS, console ancora sul mercato, ma ormai già uccisa dalla popolarità di Switch. Aggiungiamoci anche che Samus Returns si proponeva come un remake di un gioco uscito negli anni 90 su Game Boy e che arrivava a 13 anni di distanza dall'ultimo episodio della serie Zero Mission su GBA, che a sua volta era un remake del primo Metroid apparso su NES, ed è facile immaginarsi quanto poco scalpore abbia suscitato questo reveal. Un ritorno che fece impazzire lo zoccolo duro della fanbase, rimasta orfana a partire dall'uscita del deludentissimo Other M, ma che per forza di cose era destinato a passare in sordina. Un vero peccato perché Samus Returns si è rivelato essere sia un omaggio alla storia di Metroid, sia un capitolo in grado di apportare delle modifiche importanti a un gameplay collaudato. E oggi è anche un'ottima vetrina su cosa possiamo aspettarci ludicamente da Dread. Il passaggio da questo a questo non è affatto scontato, ma per fortuna Mercury Steam, sotto la supervisione di Sakamoto, è riuscita in un piccolo miracolo. A conti fatti, Samus Returns è un reboot della serie 2D di Metroid, sostituisce la pixel art con un engine poligonale in 2.5D meno affascinante ma comunque convincente ed attualizza una formula ludica immortale aggiungendo tanti elementi più o meno percettibili. Alla classica esplorazione dei Metroidvania si unisce quindi un'attenzione particolare al combattimento, visto che ora Samus è in grado di utilizzare una sorta di parry che le permette di respingere gli attacchi dei nemici e in più può mirare liberamente senza essere costretta in un numero limitato di direzioni. Ci sono poi nuove abilità come il fast travel che migliorano l'esperienza complessiva del gioco, ma che non stravolgono mai il cuore di un'avventura in solitaria, incentrata sull'esplorazione e sulla scoperta di un pianeta alieno ostile. Tante di queste novità faranno il loro ritorno in Dread e l'aggiunta della minaccia ineliminabile di Emmy ricorda in realtà alcune sezioni di Fusion, altro capitolo storico, di cui Dread sarebbe dovuto divenire immediatamente un seguito. Insomma, chi ha giocato a Returns sa cosa aspettarsi da Dread a livello qualitativo e sono sicuro che la supervisione di Sakamoto, ancora una volta, permetterà di confezionare un'esperienza conservativa ma inedita allo stesso tempo. Un altro punto di contatto con il passato è che Nintendo, anche nel 2017, decise di accompagnare l'uscita del gioco con tantissime edizioni speciali. Oltre alla versione base vanno ricordate assolutamente il New 3DS XL serigrafato a tema Metroid e i due Amiibo, uno che raffigura Samus nell'iconica posa dell'artwork di Return of Samus, che come vedremo è un'immagine che ritornerà più e più volte, e l'altro un Metroid uscito dal contenimento.
In più, l'Europa per una volta fu trattata meglio dell'America e ricevette una Collector's Edition molto particolare, chiamata Legacy Edition o Heritage, se siete francesi. E che ve lo dico a fare, tutte queste iniziative sono diventate estremamente rare con il tempo, anche se non c'era tutta questa isteria intorno al brand nel 2017. E quindi la finestra di tempo per acquistarle fu decisamente più ampia rispetto a quello che abbiamo visto oggi con Dread. Oggi vi voglio lasciare con questo unboxing di una delle limited che preferisco in assoluto della mia collezione. Vi aspetto nei commenti per saperne cosa ne pensate. All'unboxing! Questa Legacy Edition si presenta con un box esterno estremamente sobrio e massiccio. Decisamente più grande di una confezione standard di un gioco 3DS, ma non esagerato come alcune limited Switch ci hanno abituato. Per darvi un'idea, le dimensioni sono le stesse delle limited del periodo che venivano offerte in bundle con gli Amiibo. Tutto lo spazio della cover frontale è occupato, oltre che dal titolo, da un primo piano bello minaccioso del visore della cacciatrice di taglie, mentre sul retro, oltre al contenuto della limited, sono riportati anche gli Amiibo compatibili con il gioco e la funzione che il loro utilizzo sblocca in game. Come ogni limited che si rispetti, essendo pensata per il mercato europeo, presenta scritte in inglese e in francese, nonostante questa sia la versione triangolo blu commercializzata in Italia. Aprendo la confezione veniamo subito accolti da questo piccolo box nero che al suo interno contiene una spilla d'oro. Sì, avete capito bene, poracci, una spilla d'oro! Mettendovela, tutte le ragazze cadranno ai vostri piedi. Piccola precisazione da nerd, ma quanto sono stilosi i disegni stampati sulle linguette del box. Veramente un tocco di classe. Il secondo oggetto esclusivo è un portachiavi a forma di Morph Ball contenuto all'interno di una busta di plastica brandizzata Nintendo, che porca miseria proprio non ce la faccia ad aprirlo, quindi vi dovrete fidare dell'immagine presente sul retro della confezione. Bellissimo. Unica altra cosa che ho deciso di lasciare sealed, per ovvie ragioni, è il CD soundtrack che contiene una selezione di alcuni dei migliori brani appartenenti alla storia della saga, e mettere come prima traccia un pezzo di Metroid Other M, sì, è un po' una trollata, dai! Abbiamo poi la confezione di gioco, ovviamente in versione PAL multilingua, quindi non triangolo blu. La cosa che mi fa morire è che Samus Returns è uscito in quel periodo in cui Nintendo già non stampava più libretti di istruzioni, ma sceglieva comunque di inondare ogni gioco con quintali di libretti abbastanza inutili. Sia chiaro, sempre meglio della desolazione su Switch. Non c'è neanche bisogno di dirlo. Purtroppo anche la versione base del gioco ad oggi non è di facile reperibilità, un vero peccato. A livello ludico, però, l'offerta della Legacy Edition non finisce qui. Infatti al suo interno è presente un codice grattabile che permette di scaricare su Virtual Console il gioco originale per il primo Game Boy. Un ottimo modo per riscoprire la storia di Metroid 2 Return of Samus. Particolarmente apprezzabile è il fatto che abbiano deciso di stamparlo su un foglio ripiegato in quattro che una volta aperto da un lato riporta istruzioni in varie lingue accompagnate da disegni dell'epoca e dall'altra diventa un mini poster raffigurante l'artwork originale di Samus che fa il gesto dell'ombrello a tutti i pirati spaziali. Tiè, semplicemente iconico. Ma non è finita qua, abbiamo anche il classico libricino artbook che però presenta una peculiarità molto interessante. La prima metà è dedicata a sketch e artwork di Samus Returns, mentre la seconda, una volta capovolta, diventa un illustration book del gioco per Game Boy. E gli artwork dell'epoca sono bellissimi, forse una delle cose più anni 90 che abbia mai visto in vita mia. Il vero pezzo forte però rimane la steelbook, non una semplice cover alternativa, ma una confezione che ricorda, sebbene con proporzioni sballate, la cassetta del Game Boy originale, con alcuni tocchi di classe come la scritta Game Boy posta in alto o la vite sul retro in rilievo. Per me si gioca il premio di miglior steelbook di sempre con quella presente dentro la limited di Link's Awakening, che però si rifaceva a tutta la console, con tanto di cassetta inserita sul retro. I contenuti extra finiscono qui, e se non sbaglio questa edizione era venduta intorno agli 80 euro durante la sua commercializzazione, un prezzo secondo me adeguato. Buona fortuna a recuperarla oggi, soprattutto dopo l'annuncio di Dread. E speriamo che la special di Metroid 5 sia all'altezza del nome che porta con sé. Poracci, questo era tutto per oggi, spero che questo unboxing vi sia piaciuto e vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo. Vi aspetto nei commenti e vi do appuntamento a lunedì per il prossimo video. Io sono il Poro Dread, Michele Returns, ciao!